Ehi, hey, V, Reed mi dice che Slider è schiettato. Cos'è successo? È andato in contatto con Songbird ed è crepato. È sempre stato sacrificabile, lo strumento usa-getto utile per il lavoro, perlomeno. Minchia. Allora, sono solo io a quanto pare che me ne frega qualcosa di sto povero tizio. Lascia che ti dia un consiglio, non cercare un amico in Reed, né in lui né in altre agenzie, siamo una cattiva influenza. Diamo il consiglio anche inverso, allora. Secondo me non mi risponde. Era una risposta un po' cringe. Tra parentesi, in qualche episodio fa aveva trovato il core del ragnone gigante. Ho scoperto che con quel core possiamo creare una sola mod. Spara proiettili esplosivi, non male. Viene inoltre rimosso automaticamente dopo lo smontaggio. È una cosa talmente rara che ti ritorna. Consente il caricare l'arma al 200%. Questo quindi è per le armi tecnologiche. Non male, ma non ne usiamo così tanto. E tra l'altro questa abilità, anzi questa modifica, prima era un'abilità che potevi caricare l'arma al 200%. Che peccato che l'abbiano tolta. A King Rapido non ce ne frega minimamente. Ti dirò che la mod più utile sono i proiettili esplosivi. Ottimo. Anzi, forse abbiamo fatto una cagata. Forse potevo in qualche modo duplicarlo. Chi lo sa? Il problema è che le armi uniche non si possono più mettere. Ad ora questa è l'unica vera recriminazione che posso fare a questa nuova modifica del gioco, questa nuova versione. La cosa che più mi piaceva della vecchia versione era come tutte le armi avessero una lista di modificatori fatte benissimo. Qua non voglio dire che non sia fatta bene. Ma cacchio, è stata molto più concentrata. Mi piaceva molto di più prima. D'accordo, chiamiamo Mister Manine. Hans, mi serve un favore. Niente convenevoli, mi piace. Devo entrare a una festicciola al Black Sapphire. Desideri danzare col diavolo? Vì, quel posto Al è tanto chiar di luna. inaccessibile quanto insidioso. Non puoi semplicemente entrarci senza invito, come se fosse, diciamo, il Compeki Plaza. Oh Ci no! dovrà pure essere un modo. Dovrò forzare qualche mano o piede. Grazie a te ho un enorme buffet di arti a disposizione. Concluderemo l'affare di persona. Dammi qualche ora. Ci vediamo alle Viards. Grazie. Non volevo dire nulla che poi magari andiamo al cuor pesante. Sto cercando. Fammi sapere se ti viene in mente qualcosa. Provo ancora con Enze e ti faccio sapere. Ed ecco come perdere un po' di tempo. D'accordo, stronzi. Quel pacchetto ora è mio. Non mi sembra ci sia nessuno. Ulla, ho fatto cadere tutto. E non uno stronzo qualsiasi. Madonna mia, se vi spacco la faccia a tutti ora. Ah, che bello. E questo viene con me. Cosa abbiamo qua dentro? Riciclatore di RAM. Ah, niente armi uniche sto giro. Però ho trovato un bel silenziatore. Sai cosa dovrei fare? Dovrei prendere un bel fucile a pompa arancione e metterci la mod esplosiva. Ok, Mister Manine ci ha scritto. L'edificio è una grossa imitazione di una piramide. Direi che non puoi sbagliarti. Servi anche il codice d'accesso. L'accesso è 2589. Grazie. Vai, locale Levi Arts. Allora, ho pensato a come utilizzare al meglio la mod che abbiamo ottenuto e mi sono venute in mente due cose: o un'arma molto veloce o un'arma sulle armi tradizionali. Ah, cavolo, non l'avevo letto. Peccato, perché era buona questa. Vabbè, allora torniamo indietro di un passaggio. Arma tradizionale però veloce. Sono indeciso fra queste due: il coppere della Masamune. Dai, la Masamune, che però non posso potenziare. Non capisco come mai. Mi sta sorgendo il dubbio, ma mi sembrerebbe assurdo che solo le armi iconiche siano potenziabili. Tu, da oggi, sei iconica. Tra l'altro, non mi ricordo una cosa, ma se non ricordo male, se usavamo una mod unica su una arma arancione, diventava anch'essa arma unica. Non vorrei sbagliarmi, però. In ogni caso, è da provare. Bella!
L'ottica non è male, attenzione, non mi passare davanti. Ok, eccoci arrivati alla piramide. In tutto ciò mi chiedo come sarebbe stata pacifica se non fosse quello che è, un posto di merda. Bello, è una discoteca in pratica. Buongiorno, modelli che non si caricano. Ehi, tu. Sì? Questo è un bel posto, perciò comportati bene, capito? Certo. Abbiamo occhio ovunque. D'accordo, capo. Oh, dove sei, capo? Mr. Hans? Io intanto mi faccio un drinkino prima. Mi piacerebbe vedere cos'è. Eccolo qua, esattamente quello che speravo. Ma che figo, è una discoteca in stile egiziano. Cioè, grazie al cazzo, era una piramide, però dico... Ecco fatto, stanze private. Oh, è un papino. Adesso? Ho capito. E come mai non può pensarci la mamma? Perché la mamma è andata via. Non ti preoccupare, lo trovo appena torno a casa. Affare fatto? Oh, è pure un papino. Polpettina, anch'io ti voglio bene. Ciao, ciao. Non volevo disturbare. Toc toc. Bussano a quest'ora del mattino. Oh. Vi in persona. Buongiorno. Il mio mercenario preferito. Tu da oggi sei il mio fixer preferito. Quello che hai fatto ha decisamente ribaltato la mia posizione rispetto a Dansen. Ottimo lavoro, precisamente come richiesto. Di nulla. Non mi aspettavo che avrei mai visto l'uomo dietro le holoquinte. Lo sfuggente Mr. Hans in carne e ossa. Non solo hai salvato quei piedi piatti, ma è anche eliminato Dodger. Calmo, composto e professionale. Bravo. Di nulla. Hai dimostrato di essere una persona degna della mia fiducia. Per questo ho deciso di incontrarti di persona. Evento molto raro. Sono molto felice perché sei proprio un bell'uomo. Se avessi più artisti come te. Lo so. Scommetto che avrei molto più che Doctown in pugno. Lo so. Doctown, Pacifica. Tutto il resto lo dividerei in strisce e lo snifferei. Ah! Vabbè, onesto, dai. Il teino, una striscia di cocaina e via. Lavorare con dei professionisti è una vera delizia. Lo so. Questo come ti aiuta con Hansen? Spero che non si riveli una perdita di tempo. Gli incarichi che mi hai assegnato, come ti aiuteranno con Hansen? Prendi un pugile. Se non può mettere a tappeto l'avversario, cosa fa? Lavora sui fianchi. Per sfinirlo. Quando l'altro non ha più forze, cerca un'apertura e gli molla un pugno sulla mascella. Ha ragione, è quello che facevo quando facevamo a botte. So che potrebbe non essere chiarissimo dal tuo punto di vista. Ma va, ho fatto il pugile io. Ho pure vinto. Gli incarichi che hai completato mi consentono di muovere audacemente qualche pedina sulla scacchiera di Doctown. Lo scacco matto si avvicina. Vuoi indebolire Hansen? Sento puzza di politica. Immagino tu preferisca una Doctown senza Hansen al timone. Chi non la vuole? Hansen ha un enorme potere e lo custodisce gelosamente. È anche intelligente. Queste qualità le tollero, le rispetto perfino, se prese da sole. Ovviamente. Ma tutte nella stessa persona? No, specie se questa persona impugna un intero distretto. L'ha fatto anche per me, pensavo fosse solo per lui. Difficoltosi. Immagino. Posso offrirti un tè? È una miscela personale. Grazie, lo gradisco volentieri. Certo, perché no? Allora, sai come questa zona di combattimento è diventata Doctown? No, spiegami. Ho sentito qualcosa. C'entra la guerra, per caso? Bella questa immagine. Corre l'anno 2069. Quindi il colonnello Hansen guida un'operazione suggestivamente chiamata Midnight Storm. L'obiettivo è occupare questa zona di combattimento e stabilire una base degli NUSA a Night City. Poco dopo viene concordato un cessate il fuoco. Hansen e i suoi vengono abbandonati. Il quartier generale, l'opinione pubblica, chiunque fa finta di niente. Come se non fossero mai stati qui. Quando invece... Ma il nostro buon colonnello decide di mettere radici. Proclama questa zona di combattimento territorio NUSA.
In sostanza, si ritaglia un piccolo regno e da soldato diventa trafficante d'armi. Un'evoluzione tutta di rispetto, insomma. Era solo, alla deriva. Tutti pensavano che entro 2 settimane si sarebbe beccato un proiettile in testa. Ma così non fu, e divenne una forza con cui fare i conti. Un uomo la cui esistenza è una minaccia per molti è un uomo pericoloso. Quello è vero. Benissimo, ma il nostro accordo? Mi fa sempre piacere chiacchierare, ma il nostro accordo? Io ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Oh, sì, certo. Il Black Sapphire, la fortezza di Ansem, sorvegliata da soldati d'élite. I quartieri militari si trovano ai piani bassi, mentre quelli alti sono un decadente rifugio per i più ricchi. Ok. Procurarsi la planimetria dell'edificio non è stato facile, devo dire. Ma tu ce l'hai fatta. Ansem nasconde i segreti del suo hotel come fossero un imbarazzante prurito rettale. Ma un modo si trova sempre. Tu aiuti i miei clienti, loro ricambiano il favore e io guadagno influenza. Un perfetto do des. Vero. La planimetria è tua. Ho segnato anche alcune cose a cui fare attenzione, come segno della mia gratitudine. Grazie mille. E ovviamente sottointeso. Le informazioni e la fonte sono completamente sicuri. Nessuno sa che le hai. Grazie. Le fughe di dati o la loro mancanza fanno la differenza tra me e, diciamo, il defunto signor Deschaun. Nello shard ci sono le informazioni sul Black Sapphire e la planimetria completa. Grazie. Non credo ti serva altro per entrare e fare le tue belle pirouette, ma ti avverto, anche con la migliore preparazione, stai per entrare in un covo di vipere. Fa attenzione. Grazie mille, mi aspettavo qualcosa di più succoso. Grazie. Grazie, Enzo. Mi auguro che questa non sia la fine della nostra collaborazione. No, tranquillo. Credo ho altre missioni che da ci fare. Sono nuovi incarichi in arrivo. Fammi indovinare, altri intrighi politici. Dogtown è in fermento. E a porte chiuse fioccano complotti e intrighi. E tu sei la mente dietro a tutto? Se mai arrivasse aria di cambiamento, come succede sempre, qualcuno dovrebbe preparare il terreno per una transizione graduale. Aspetto con ansia nuovi incarichi, è stato bello incontrarti di persona. È stato un piacere incontrarti, vedere il volto dietro al nome. Ritieniti fortunato. Ben pochi sono sopravvissuti per raccontarlo. Beh, grazie di tutto allora. Qualunque cosa succeda al Black Sapphire, cerca di non farti ammazzare. Certo, farò attenzione. Stai andando dove si incrociano politica locale e internazionale. Sono acque impetuose. Cercherò di tenermi forte, allora. Ci si vede, Hans. Grazie mille. Ma che bella giornata. Sai da chi dovrei andare? Dovrei andare da Mama Wells. Dovrei farmi un giro. Chiama Reed e inviagli i dati. Dove? Eccolo lì. Chi prima arriva, prima arriva. E soprattutto, chi ha il doppio salto, vince facile la partita. Visto? La gente qua sotto si ammazza quando io basta che salto. Ecco fatto. Probabilità di smembramento. Mod fucili a pompa, però non spiega quali fucili a pompa. Devo controllare una cosa nel mio inventario. Allora, io avevo un fucile smart nella mia vecchia partita. Eccolo qui, infatti. Questo faceva danni tossici una volta. Tempi arcaici. Fa vedere se posso renderla in qualche modo nuovamente utile. Probabilità di smembramento, danni al tronco. Sai che quasi quasi. Chiamiamo Reed. Reed, Hans mi ha dato lo shard dati, il nostro biglietto d'ingresso per il Black Sapphire. Perfetto, invia tutto. Questa connessione è sicura, non temere. Ecco a te. Arriva subito. E ricevuto. Passo tutto ad Alex. Quando vuoi procedere, vieni da noi al Moth. Se non mi trovi lì, aspettami. Ci vediamo. A dopo. Quella. Pure. Che sfiga. Mancava solo il guasto a Relic. No, dai. Non è il momento.
Guarda, lo sapevo che crepava proprio adesso. No, merda. E che succede? Che succede? Sto di merda. Forza. Sto bene. Tutto a posto. Una meraviglia. Siamo da favola. Siediti. Posso aiutarti? Dico davvero. Ci sto facendo l'abitudine. E non è una bella cosa. Relic. Lunga storia. Una lunga storia, ma sì. Sta provando a cacciarmi dal mio cervello. Ti vengono spesso questi attacchi? No, solo adesso che siamo a fine gioco. Conto, ma non so mai se il prossimo sarà l'ultimo. Wow, pesante. Lo so. Non dirlo a me. La morte mi sta col fiato sul collo. So bene come ci si sente. Sei morto che cammina, che vuol dire? Dubito sinceramente. Sei un morto che cammina. Esatto. Sentiamo. Non avevo mai parlato con nessuno. Hanno solo provato a uccidermi, ma a volte ho l'impressione che ci siano riusciti. Mi stai dicendo che parli? Dimmi di più. Un'imboscata 7 anni fa. Ho rischiato la vita. Come sì, tutti i soldati. Cos'è successo esattamente, Rita? Sono finito in terapia intensiva, dove ho aspettato che la Rasaka finisse il lavoro. Ma non è stato così. Sono stato tradito. Dai nostri. Dalla FIA. Io dico tradito, ma in realtà mi hanno venduto. Un'offerta di pace. La mia testa su un piatto d'argento. Wow. Tutto per una tregua. La pace costa e qualcuno deve pagarne il prezzo. Magnanimi loro, come sono umani. Forza, voglio mostrarti una cosa. Una cicatrice? Capisco. Ti senti responsabile per lei. Tu sei il capitano dell'equipaggio. Qualunque sia la nave con cui sta affondando, io andrò a salvarla. A costo di collare a picco con lei. Ehi, andiamo. Alla fine, essere umani, tenere qualcuno non ti rende più debole. Anzi, ti rende forse più umano. Dobbiamo scendere. Dove andiamo? Ciao, robot. A vedere vecchie cianfrusaglie. Un vero tuffo nel passato. Robot. Non mi dispiacerebbe se trovassimo qualche arma bella. Ah, faccio io? Non riesco ancora a credere che Alex abbia aperto un bar proprio sopra il nostro vecchio rifugio. Quale sempre posto migliore? Un strano senso dell'umorismo. Dov'è? Ci aspetta di sotto. Sta finendo un giro di ricognizione in città. Finché non torna, possiamo pure accomodarci. Perché è sempre tutto buio in sti posti di merda? Questo posto è rimasto al buio per 7 anni. Riportiamo un po' di luce. Wow! Chissà cosa mi aspettavo di trovare io. Quelle sono teste, comunque. Sono teste di bambole. La fine delle guerre non è mai bella. Tutti corrono a chiudere i conti in sospeso. Anche l'elettricista? Uno della mia squadra è stato ucciso da un'autobomba. Un altro è stato avvelenato. A un altro ancora hanno sparato alle spalle mentre comprava le sigarette. E un paio sono scomparsi nel nulla. E poi ci sei tu. Ogni notte aspettavamo che qualche agente della Rasaka venisse ad ammazzarci. Dovevo fare una scelta. Decisi che dovevamo impuntarci. Pensavo avessimo ancora una possibilità. Quando invece non era così. È stato rischioso, è stato stupido. Entrambe le cose. Non sono stato capace di voltare pagina. Stavano cercando di ammazzarvi. O semplicemente
non so perdere. Comunque sia, siamo riusciti a salvare qualche altro agente. E io ne ho pagato il prezzo. Eri il capitano. Di quello che vuoi, ma ti hanno tradito, che tragedia, a me sembra che tu te la sia cercata. Di quello che vuoi, ma per me ti hanno pugnalato alle spalle, punto e basta. Beh, quello è vero. E nel farlo hanno salvato tanta gente. Se giochi con il fuoco, corri il rischio di bruciarti. Uff. Chiunque poteva premere il grilletto e l'hanno chiesto proprio a Songbird. Aspetta. Sì. Voglio sapere di più. Probabilmente non aveva scelta. Forse, forse no. Non ha più importanza. Ormai è successo. Però tu ti senti comunque responsabile. Stavo lasciando la città per tornare a casa. Songbird era ancora qui, proprio in questa stanza. Eravamo in contatto e mi stava guidando dritto nella trappola. Il suo ultimo incarico a Night City era eliminarmi. Io ero il suo biglietto per tornare a casa. E tu sei morto. Ma ora stai cercando di salvarla. Perché? Perché ci tieni? Perché è la cosa giusta da fare. Ho esaminato la situazione nei minimi dettagli. Alcune cose sono diventate più chiare, altre più sfocate. Ma alla fine vuoi farla finita con le stronzate e guardare in faccia la realtà. Dai, dimmi di più. Comunque vada, Songbird sarà sempre una dei miei. La tua pupilla. Ora, la Myers è un discorso, ma Songbird? No, non ho nulla contro di lei. E contro la Myers? Mi sono persa qualcosa? Un po' di nostalgia. Bene, veniamo ai fatti. Ho cercato più dettagli su quello che ci ha detto Slider. A quanto pare aveva ragione. Ho trovato i file di vecchie missioni in cui era coinvolta Somi. Erano nascosti bene, quasi impossibili da consultare, anche per il mio livello di autorizzazione. Hanno tutti qualcosa in comune, il Blackwall. Le autorizzazioni e gli ordini sono firmati personalmente da Rosalind Myers. Non vorrei essere nei suoi panni se quella merda venisse a galla. Ovviamente. Gli NUSA sono una piccola nazione governata da una donna molto ambiziosa. A volte quell'ambizione prevale sul buonsenso. Ma non è una cosa su cui soffermarci ora. Alex, hai qualcosa per noi? Un po' di questo, un po' di quello. Ne parliamo tra poco. Ehi, V, ti piace vestirti elegante? Ero un corporativo, bella. Che importa? Le mie preferenze non contano. Faccio quello che serve. Va bene, caro il mio musone. Speravo fosse la risposta giusta. Ho scoperto io. Che una mega popstar onorerà la festa con una sua esibizione. La lista degli invitati. Ci sarà chiunque conti qualcosa. In un posto di merda come Doctown. Dovrai vestirti bene e confonderti coi VIP. Ma sta attento, non esagerare. Sei pronto per i dettagli, V? Certo, dimmi. Quando vuoi. Black Sapphire, il luogo più sorvegliato di Doctown. Ma non significa che la sicurezza sia a prova di bomba. V, tu dovrai entrare usando i tunnel allagati. Ho una tuta da immersione straordinaria, ti calzerà a pennello. Forse l'acqua è un po' tanto contaminata? Fai attenzione. Contaminata come? Da rifiuti sospetti, perdite fognarie. Ma non temere, la tuta è a prova di piscio e merda. Sai già che aspetto all'hotel. Parecchio difficile non vederlo. In realtà è la prima volta che lo vedo. Qui, sono la tua via d'accesso. Ora fa attenzione. In fondo troverai un terminale. Connettiti e viola le telecamere. Così Reed avrà una finestra per entrare. Salirete con ascensori diversi, questi. E vi incontrerete a metà. Solo un passaggio dalla sua parte. Prima che te lo chieda, sì, è l'unico modo. La zona potrebbe essere sotto stretta sorveglianza, perciò occhi aperti. Non ho trovato informazioni certe, perciò improvvisa, dai sfogo alla creatività. Vi incontrerete qui. Una volta insieme, tiratevi a lucido e preparatevi al ballo. Sarà lì che incontrerete Songbird. Tutto chiaro? Minchia! Sì. Perfetto. Ok, parliamo dell'attrezzatura. Armi? Qua è con comodo.
Prendi tutto quello che potrebbe tornarti utile. Ovvero niente, perché è tutto bianco. Nella scatola c'è una sorpresa per te. Quale scatola? Ok, allora calmi. Prendo tutto, se non vi dispiace. Ma che bello questo. Ma dai, è la Masamune, quello che ho appena fatto io. Netwatch, carino questo. Ma che bello aver trovato tutta questa bella roba. 4.800 euro dollari, wow. Vi? Sì, un attimo. Armi piccola? No, è questa grande? Ah, la tuta, giusto. Bella. È il tuo ferro questo? Certo. Sua maestà freme dalla voglia di tornare in servizio. Sua maestà. Sarebbe un onore. Quasi dimenticavo. Che cosa vuole Hans in cambio del suo favore? Che io continuo a uccidere gente. Hans pensa come un corporativo. Per lui la guerra è un affare come un altro. Mette tutti contro tutti. Quando si renderanno conto che stanno portando avanti la sua battaglia, sarà troppo tardi. Politica, ovunque vai, è sempre la stessa merda. Già. Senza di te, trovare Songbird al Black Sapphire sarebbe stata un'impresa impossibile. Lo so. Sono felice di averti dalla nostra. Dico davvero, Vi. Beh, così, anche voi state aiutando me. Credo di sì. Io resto qui ancora un po'. Ci vediamo sul posto. D'accordo. Entra nelle gallerie allagate. Sopra c'è un tarocco. Questo posto puzza di ricordi, Polvere a parte, si è mantenuto bene. Buon per voi. Cosa ne farai dopo che mi sarò trasferita sulla riviera? Metterai a palpare questa tecnologia polverosa finché non ti si seccano le palle? Darò fuoco a tutto, ecco cosa farò. E non tornerò mai più. Così mi piace.